Ci, ci chiamano, chiamano i fedeli, noi, qui, qui, soli rimasti tra quanti persiani partirono per la, la terra greca, custodi dei molti tesori e della reggia opulenta d'oro splendente. splendente. E per, per la, la nostra età veneranda, cerse, il, il gran re, nato da Dario, ci elesse a vegliare sulla sua terra. terra. Ma mentre attendiamo il ritorno del re, dell'esercito e dell'oro che avranno conquistato, un presagio funesto a dismisura nel profondo ci sconvolge l'animo. Il vigore dei figli dell'Asia se n'è andato e il nostro cuore anela di avere notizie. E intanto... Nessun messaggero, nessun cavaliere è tornato all'alta città dei persiani. Lasciarono Susa, Ecbatana e l'antico baluardo di Cissia. A cavallo, su navi e in lunghe colonne di fanti che formavano il grosso dell'esercito. Alla testa dell'esercito di Persia vi erano Amistre, Artafrene, Megabate e Astaspe, retributari del gran re. Andavano in testa ad una massa di armati, arcieri e cavalieri. Spavento a vedersi, terribili in battaglia per l'ardita determinazione dell'anima. Altri armati mandò il vasto e fertile Nilo: il re della sacra Menfi, Arsame, il Grande, e il sovrano dell'antica Tebe, Ariomardo. Seguiva lo stuolo dei temibili lidi che comandano i popoli dell'interna Anatolia, i loro capi, Metrogate e il forte Arteo, re, l'uno e l'altro. Perfino dal Sacro Tmolo erano scesi guerrieri per gettare un gioco di servitù sull'Elade e Babilonia, città dorata manda genti di ogni genere un torrente commisto di marinai bracciardite e arcieri li segue da tutta la terra una immensa plebe di fanti armati di spade ricurve sotto il duro comando del re una, una tale, tale fioritura di uomini, uomini partì dalla terra persiana e l'intera asia che li nutrì oggi piange la loro lontananza, lontananza. E i genitori e, e le spose, spose contando i giorni, tremano per, per il tempo che si allunga. Ha varcato il mare l'esercito del re, distruttore di città. È passato sulla sponda opposta e vicina, superando sullo stretto di Elle Atamantide, su un ponte di zattere saldate con funi di lino, e calcando sul collo del mare un giogo di sentieri chiodati. Il violento pastore dell'Asia, ricca d'uomini, spinge il suo gregge su tutta la terra, tenendo due rotte. Una segna la marcia dei fanti, l'altra sul mare. Dirige i rematori, soggetti ai comandi di condottieri valenti. È umano, di stirpe aurea, che eguaglia gli dèi. Un lampo scuro gli brilla negli occhi: occhi di drago iniettati di sangue. Dietro, di corsa, al suo carro assiro, molti guerrieri di terra e molti i combattenti sul mare, egli conduce, contro uomini gloriosi che nella lancia cercano gloria. Nessuno, per quanto valente, potrà resistere a quella fiumana immensa di uomini, né arginare, con barriere salde, l'assalto irresistibile della marea. È incontrastabile l'esercito dei Persiani. Dagli dei fu foggiato in antico il destino dei Persiani e fu loro gloria condurre eserciti, abbattere castelli, lanciare cariche di cavalieri e sottomettere città. Ma ecco. Un giorno essi iniziano a guardare le ampie distese salmastre che incanutiscono al vento impetuoso, al dietato recinto del mare, e affidano la vita alle fragili sartie e ai legni che traghettano i popoli. Ma se la perfida mente di un Dio ci tendesse un agguato, quale uomo di carne potrà sfuggire? Chi mai saprà tenere ben pronto il suo piede per saltare oltre l'ostacolo e mettersi in salvo? La sventura ha un volto benevolo quando attira l'uomo nei suoi lacci, ma non è più il potere dell'uomo poi sciogliersi e fuggire. Il mio cuore... Veste un abito nero, una segreta paura l'opprime. Oh, esercito persiano, udrà questo grido la città e le mura di Susa vuotate di maschi e dai contrafforti montuosi della Cissia rimbalzerà come un eco. Una folla di donne griderà straziando con le unghie i pepli di lino, poiché il popolo dei maschi è partito, a cavallo e a piedi è partito come migra seguendo la nuova regina uno sciame d'api, hanno passato lo stretto marino, hanno unito i due continenti e i letti, in attesa degli uomini, si bagnano di lacrime e le spose consunte nell'intimo ognuna dal desiderio, da che accompagnarono al campo i mariti guerrieri, aspettano sole. Forza, Persiani, sediamoci, sediamoci qui, qui, presso questa dimora, dimora antica, e, e i nostri pensieri nostalgie siano saggi e profondi in calza necessità. necessità. Che ne sarà di re Serse, figlio di Dario? Trionferà il tratto dell'arco o la potenza della lancia cuminata? Ma ecco, come il raggio di luce che balena negli occhi degli dèi avanza la madre del re, la mia regina. Di fronte, di fronte a lei, lei mi prostro, rivolgiamole tutti, parole d'ossequio. Oh signora, eccelsa tra le donne persiane, dalle forme sinuose, madre Augusta di Serse. salute a te. Sposa di Dario. Di un dio tra i persiani fosti sposa, di un dio sei madre. Se il demone antico non ha voltato le spalle al nostro esercito. Per questo sono giunta, abbandonando le mie stanze dorate e la camera nuziale che condivisi con Dario. Angoscia mi strazia il cuore. E parlerò a voi, miei fidi, con parole che sono presagio di terrore. Che la grande ricchezza innalzata da Dario, non senza l'aiuto di un Dio, finisca per sgretolare ed abbattere la nostra prosperità. Sì, la mia mente è divisa tra due angosce. Perché un patrimonio non è rispettato se l'uomo che lo difende è lontano, né l'uomo se perde il patrimonio può conservare il rispetto che la sua virtù gli merita. Per ora la fortuna è intatta ma senza occhi, perché l'occhio della casa è la presenza del padrone. Poiché così stanno le cose. Chiedo a voi, voi, Persiani, vecchi fedeli, in voi sta ogni buon consiglio su cui posso contare. Sappi, o sovrana di questa terra, che non dovrai chiedere due volte una mia parola o un'azione che possa farti da guida. Sempre, ogni notte, è con me la folla dei sogni da quando mio figlio mosse l'esercito e partì per distruggere e fare Persiana la terra degli Ionici. Ma mai nessun sogno fu così nitido come quello sognato la notte appena trascorsa. Due donne mi apparvero, erano belle le loro vesti. L'una indossava pepli persiani, l'altra abiti dorici. Vennero dinanzi ai miei occhi, assai più imponenti di statura delle donne di adesso e di più perfetta bellezza. Erano sorelle di sangue della stessa stirpe. Ad una era toccato in sorte di abitare la terra greca, l'altra la terra satica. Per quanto mi parve di scorgere c'era discordia tra loro e mio figlio se ne accorse e cercò di placarle e le aggiogava al carro e serrava le redini al collo. E una si ergeva come una torre. Fiera di quell'ornamento, offriva docile la bocca alle briglie, ma l'altra scalciava e spezzava con le mani i finimenti del carro e li trascinava a forza, oramai senza freno, e squarciava il giogo nel mezzo. Cade mio figlio e suo padre, Dario, gli si avvicina piangendo per lui. Eser nel vederlo si strappa le vesti che indossa. Questo è il sogno che mi ha portato la notte. Quando mi alzai, immersi le mani nell'acqua pura di fonte e la mano del sacrificio accostai all'altare perché volevo fare un'offerta lustrale agli dei che allontanano il male secondo il rito richiesto. Ecco, vedo un'aquila che fugge e vola verso l'altare di Febo e per il terrore mi arrestai muta, o oh mie fidi, e subito vedo un falco in volo veloce avventarsi sull'aquila e scorticarne la testa con gli artigli ed essa atterrita gli offre le carni senza reagire. E questo per me è orrore a vedersi, per voi sentirne parlare. Ma sappiatelo bene, mio figlio, se avrà successo nella sua impresa, sarà degno di ammirazione e nella sconfitta non dovrà rendere conto alla città. Sano e salvo, sarà comunque il sovrano di questa terra. Oh madre, non vogliamo spaventarti troppo, né infonderti troppo coraggio. Non rimane che rivolgersi agli dèi e supplicarli. Se il sogno è presagio sinistro, a loro domanda di stornare il maleficio e che tutto si compia per il meglio per te e per tuo figlio, e per la città. E per tutti coloro che ami. Poi dovrai versare libagioni alla terra e ai trapassati e ardentemente domandare a Dario, al tuo sposo, che dici di aver visto nella notte, di inviare benefici per te e per tuo figlio, di laggiù, dall'abisso della terra alla luce del sole, e di trattenere sotto la terra le sventure, dissolverle in tenebra. Crediamo che tutto. Nonostante gli auspici, si risolverà in bene. Certo, tu, primo interprete di questo mio sogno, hai dato un responso benevolo per mio figlio e per la mia casa. Che tutto possa avere felice compimento. Subito, appena rientrata nella mia reggia, celebrerò i riti che tu mi consigli per gli dei ed i cari di sottoterra. Ma c'è ancora qualcosa che vorrei sapere, miei cari. Dove dicono sia Atene? In quale terra? È lontano, verso Occidente, dove il sole potente del tramonto si strema. E dimmi, perché mio figlio voleva fare sua preda proprio quella città? Perché così tutta la Grecia si sarebbe inchinata alla Re tanto grande è la moltitudine dei loro guerrieri è un esercito potente che ha già recato gravi perdite ai persiani e cos'altro hanno ancora hanno grandi ricchezze nella loro terra una vena d'argento hanno questo è il solo tesoro della loro terra e sono bravi anche loro con le frecce e con l'arco no impugnano la lancia Combattono a piedi, da fermi, con scudi pesanti. E chi è alla testa di quell'esercito? Chi è il loro padrone? Si vantano di non essere schiavi di nessun uomo, sudditi a nessuno. E come possono resistere agli assalti nemici? Possono. Tanto che hanno già distrutto un esercito di Dario che pure era numeroso e potente. Parole terribili ad udirsi per i genitori di chi è andato a combattere. Ma penso che presto saprai tutto e avrai notizie precise. Ecco un persiano che porta il chiaro responso dei fatti, buono o cattivo che sia. O oh città di tutta la terra d'Asia, o oh suolo di Persia, grande porto di ricchezza. In un colpo solo è stata abbattuta la tua immensa fortuna. Il fiorfiore dei Persiani giace a terra, reciso. Oimè, è orribile essere il primo ad annunciare sciagure, eppure è necessario rivelare tutto lo Strazio perché. Persiani, tutto l'esercito del popolo d'Asia, è perito. Tristi, 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 sventure, tristi sventure improvvise. improvvise rovina. rovina! Ah, bagnatevi, bagnatevi di lacrime persiani, persiani a udire un tale dolore. Davvero. Tutto quello che era laggiù non è più. E io che oramai più non speravo, vedo il giorno del mio ritorno. Troppo, troppo lunga si rivela questa mia lunga vita di vecchio a udire questo strazio inatteso. Io ero là, Persiani. Non ne ho sentito parlare da altri. E posso dire quali sventure patimmo. Tante paretre di frecce diverse andarono dunque in vano dalla terra d'Asia sul, sul continente, continente nemico contro il paese dei greci. Si riempirono di cadaveri mutilati le spiagge di Salamina e gli scogli là intorno. Già vedo dalle tue parole dei nostri cari, membra semi affondate fluttuano sparsi i mantelli sui corpi inerti. A nulla valsero gli archi. L'esercito fu tutto annientato dagli assalti delle navi. Levate un grido d'angoscia per i miseri, lugubre, poiché gli dei voltarono tutto in rovina. Oh persiani, piangete un esercito di morti. Soprattutto odioso nome di Salamina fa urlare ricordarsi di Atene Atene i vinti ti odiano perché troppe donne per te furono madri e spose in vano tu hai assassinato i loro uomini sto in silenzio da troppo tempo sgomenta colpita dalla sciagura. Passa il segno questa disgrazia e non sopporta né parole né domande. Tuttavia, necessità costringe i mortali a sopportare disgrazie. Sono gli dei che ce ne fanno dono. Mostra dunque tutto il tuo dolore. Parla. Sii sì, forte, anche se ti viene da piangere per la sciagura, racconta. C'è qualcuno che non sia morto? Chi dobbiamo piangere tra i condottieri di tutti quei popoli? Chi tra i comandanti in carica cadde e lasciò la sua schiera? Cerse, lui vive. E vede ancora la luce del sole. Queste tue parole portano alla mia casa una luce grande, è giorno che splende dalla notte più nera. Marte in mare, capo di diecimila cavalieri, cozza inerte sugli scogli accuminati dei sileni. Danace, forte di mille uomini colpito di lancia, volò dalla nave come spiccando un salto. Denago, nativo della Batriana, giace sull'isola percossa dal mare dove nacque Agiace. Lilaio, Assane e terzo Argeste urtano anch'essi tutti intorno all'isola scosceso nido di colombe sulle rocce aguzze. Anche i nati dalle fonti del Nilo, Farnuco. E con lui Arcteo ed Eues caddero in mare dalla stessa nave. Matalo, figlio di Crisia, aveva diecimila uomini e una fitta bionda barba ombrosa, morendo la tinse di un altro colore in un bagno purpureo. E Arabo, capo dei magi. E Artame, il battriano che aveva 30.000 cavalieri neri mescolati a quei corpi, a quelle pietre, la morirono. E a mestri, e anfistreo inesausto con l'asta fino all'ultimo, e a Riomardo, lutto per la città di Sardi. E Seisame il misio. E Taribis, capo di cinque volte cinquanta navi, uomo, bello d'aspetto, morirono, misere vittime di una miserabile sorte. Sono questi i nomi dei capi di cui mi ricordo. Ma è poco ciò che io posso dire tra tante sventure. Oh. Abisso di sciagure, è questo che sento, onta per i persiani e grido acuto di dolore. Ma parla ancora, ripercorri gli eventi. Erano così numerose le navi dei greci che ardirono attaccare battaglia contro la flotta persiana. S Sappi per certo. Che in quanto al numero di navi al nostro popolo sarebbe dovuta toccare la vittoria i greci avevano in tutto 300 scafi più una decina di navi scelte io so che Serse ne guidava mille oltre 207 vascelli scelti, veloci è questo il conto credi che fossimo inferiori in battaglia? ma un demone ha nientato il nostro esercito, liberandosi i piatti della bilancia sorti di peso diverso. Gli dèi salvano sempre la città di Palla d'Edea. E allora è inespugnabile la città di Atene. La difende un baluardo di uomini. Invincibile. Ma dimmi, come iniziò l'assalto? Furono i greci o mio figlio, superbo per moltitudine di navi. Un dio della vendetta, regina, o un demone malvagio apparso da chissà dove, diede inizio alla disfatta totale. Un greco venne dall'armata degli ateniesi e a tuo figlio, Serse, disse che... Quando fosse discesa l'ombra nera della notte, i greci non sarebbero rimasti al loro posto, ma, balzando ai remi, chi da una parte e chi dall'altra, occultamente, avrebbero tentato la fuga per salvarsi la vita. Ed egli, non appena udite queste parole, senza scorgere l'inganno del greco nell'invidia degli dei, a tutti gli ammiragli delle navi ordinò che. Non appena il sole avesse cessato di infuocare la terra con i suoi raggi, la tenebra avesse ghermito il sacro recinto dell'Etere, schierassero su tre fila la massa delle imbarcazioni e le altre, in cerchio, intorno all'isola di Ajace, presidiassero le vie di uscita e i divarchi sonanti del mare. Stabilì che ai greci fosse mozzata la testa. Se per caso fossero riusciti a scampare alla morte... Avessero trovato sulle navi una via di fuga furtiva. Così disse, con animo troppo fiducioso, ignaro di quanto gli dei predisponevano. Ed essi, in buon ordine, mansueti, si preparavano il lancio e i marinai legavano i remi agli scalmi accoglienti. E quando la luce del sole si fu estenuata e sopraggiunse la notte, salirono tutti sulle navi, chi ha la maestria delle armi, chi alla Signoria dei Reni e di banco in banco nelle lunghe imbarcazioni si facevano coraggio l'un l'altro e navigavano, ognuno al proprio posto. E i signori delle navi fecero incrociare la flotta per tutta la notte. E venne notte profonda, ma l'esercito greco non tentava da nessuna parte fughe furtive per mare. E quando il giorno, con i suoi cavalli splendenti, invase tutta la terra, dalla parte dei Greci risuonò un rimbombo improvviso, come canto sacro e alta, dalle rupi dell'isola gli rispose altra eco che il terrore si impadronì di tutti noi e i nostri propositi crollarono. Non per la fuga, i greci intonarono quel solenne peana, ma per assalire il nemico, arditi, decisi. Lo squillo della tromba incendiava ogni cosa e subito i remi battono l'abisso salato del mare con rimbombo con corde a un solo comando ed essi ci apparvero tutti insieme massa compatta e in prima fila li guidava l'ala destra ben schierata seguita da tutta la flotta e potemmo dire levarsi all'unisono l'alto grido o figli della Grecia, andate a liberare la patria, a liberare i vostri figli e le donne, i templi dei nostri dei e le tombe degli avi. Adesso è lo scontro supremo. E dalle nostre fila risponde il frastuono di parole persiane e non fu più tempo di indugi. Già nave contro nave, cozzava il rostro di bronzo. Uno scafo greco diede inizio all'attacco e ruppe tutti gli applustri a un'imbarcazione fenicia. Poi puntarono i rostri l'uno contro l'altra. E da prima... L'ondata di navi persiane resisteva all'attacco, ma quando la moltitudine di barche si ammassò nella strettoia e non potevano più prestarsi reciproco aiuto e si urtavano l'una contro l'altra con i rostri di bronzo, allora l'assetto dei remi si frantumava e le imbarcazioni dei greci tutto intorno le scantavano con destrezza rovesciavano gli scavi. Non si poteva più distinguere il mare colmo di rottami e di sangue. Spiagge e scogliere traboccavano cadaveri e nella fuga le nostre navi battevano i remi impazzite e quelli con tronconi di reni e rottami ci colpivano. Ci spezzavano la spina dorsale come tonni come una retata di pesci e il mare era tutto gemiti e grida. Gli pose fine l'occhio oscuro della notte e anche se raccontassi per dieci giorni di seguito. Non riuscirei a colmare la misura dello strazio. Un oceano infinito di sventure si riversò sui Persiani e su tutte le stirpi stirpide barbari. E sappi anche questo, non era che la metà delle sciagure sul nostro esercito. Si è poi abbattuta una disgrazia che vale il doppio di quanto già pesava. E quale vento può esserci ancora peggiore di questo? Parla! Qual è la disgrazia che dici che si è abbattuta sul nostro esercito ad aggravare ancora di più il conto del nostro disastro. Quanti tre persiani erano nel fiore delle forze? Quanti erano nobili d'animo ed eletti di nascita, i primi, su cui il re poteva sempre contare, sono morti tutti senza onore. Infame è il loro destino. Oh, ben felice per questa disgrazia, miei cari. Tu che dici? Quale destino? Come sono morti? C'è un'isola, davanti alla costa di Salamina. È un'isoletta, non ha prodi per navi. Pan la frequenta con le sue danze lungo la spiaggia, sul mare. Serse li aveva mandati là quei disgraziati, poiché qualora i nemici, in rotta dalle navi, avessero trovato salvezza nell'isola, li avrebbero uccisi. I soldati greci sarebbero stati una facile preda e poi avrebbero anche potuto trarre in salvo i nostri caduti in mare. Ma non aveva previsto bene quello che sarebbe successo. Una volta che un dio ebbe dato la vittoria ai greci in quella battaglia marina, essi subito si bardarono delle loro belle armature di bronzo e saltarono giù dalle navi, ecco circondano l'isola e non c'è più via di scampo. Da ogni parte piovevano colpi su colpi, pietre scagliate dai greci, frecce dalle corde dei loro archi e i nostri cadevano morti uno dopo l'altro. Infine tutti insieme sferrarono l'assalto decisivo. È il rombo di un solo assalto. Sono colpi, carni fatte a pezzi, smembrate. È il massacro di quei disgraziati finché tutti, tutti persero la vita. Allora s'erse pianze davanti agli occhi. Aveva un abisso di sagure. Il suo seggio era posto in vista dell'intero campo di battaglia su un'altura elevata sopra la distesa del mare. Si stracciò le lunghe vesti. Alto si levò il suo lamento e subito dagli ordini alle truppe di terra e si getta in una fuga scomposta. E questa la disgrazia che si somma a quella di prima. Soltanto abbiamo da piangere. Ti odio, demone, che così ha ingannato le speranze dei persiani. Una mara punizione ha avuto mio figlio dalla gloriosa Atene. Non bastavano tutti quei barbari che Maratona aveva già ucciso. Cerse pensava di poter compiere la loro vendetta e si è tirato addosso questa immensa mole di sciagure. Ma tu dimmi, le navi che sono scampate al disastro, dove le hai lasciate? Sai indicarmi dove precisamente? I comandanti delle navi superstiti. Si danno a una fuga affannata, scomposta, e il vento li aiuta. L'esercito di terra invece ciò che ne rimaneva si è disfatto in suolo di Boezia, alcuni tra i tormenti della sete anelando l'acqua di una fonte, sfiniti gli altri nell'ansimo della fatica. Noi ci inoltrammo in territorio della Focide, fino alla Doride, al Golfo Maliaco, dove il fiume Spercheo irriga la piana con le sue acque feconde. E poi la pianura di Acaia e le città di Tessali ci accolsero, stremati dalla fame. Là moltissimi morirono di sete e di fame, le due piaghe che ci torturavano attraverso la regione di Magnesia. Giungemmo quindi in Macedonia fino ad attraversare il guado dell'Axios, fino alle paludi di Bolbe, al monte Pangeo fino alla terra degli Edoni. Ma proprio quella notte un Dio mandò una gelata fuori stagione e ghiacciò tutto il corso del sacro strimone. Allora chi prima non aveva creduto affatto agli dei là si metteva a pregare, a scongiurare, prostrato ad adorare terra e Urano. E quando i soldati ebbero finito di invocare a lungo gli dèi, provarono ad attraversare il fiume gelato. Chi di noi riuscì a passare di là di un balzo, prima che si diffondessero i raggi divini del sole, riuscì a salvarsi. Ma arde fulgente lo splendido disco del sole e i raggi solgono la superficie del guado in mezzo col caldo della loro vampa cadevano allora uno dopo l'altro e fortunato fu chi più presto ebbe interrotto il respiro di vita i superstiti che erano riusciti a mettersi in salvo traversarono la traccia con fatica, dopo molte sofferenze, certo ne sono rimasti ben pochi, fino a rifugiarsi nella loro terra, nelle loro case. Per questo ora la città dei persiani può piangere, rimpiangere la nostra gioventù, il frutto più caro di questa terra. Quanto detto è vero. E ancora tralascio di raccontare molte sventure che sui persiani il Dio fece piombare. O oh, oh, demone, demone delle, delle terribili, terribili pene, come sei, sei pesante, pesante e se schiacci, schiacci sotto, sotto i tuoi piedi, piedi la gente persiana. persiana. Ah, Metti, sgraziata, per l'esercito è tutto finito. Oh! Visione della notte che mi sei apparsa nel sogno, con quanta chiarezza mi mostrasti tutto quanto è accaduto e quanto poco appropriato fu il vostro giudizio. Tuttavia, poiché avete dato questo responso, prima di tutto voglio andare a pregare gli dèi. Poi verrò a portare offerte che sono care alla terra e di morti. Andrò a prenderle nella mia riccia. So che questa mia offerta è tardiva rispetto a tutto quanto è già accaduto, ma vorrei che per il futuro ci attendesse una sorte migliore. Ma voi, dopo tutto questo... Voi che siete fedeli dovete darmi fidati consigli. Quanto mio figlio, se arriva prima che io ritorni, consolatelo, escortatelo fino alla reggia, accompagnatelo, che non aggiunga a tutte queste sventure un'altra sventura. Zeus, tu sei il re. I persiani, I persiani erano tronfi, tronfi d'orgoglio, erano, erano ricchi, ricchi di genti. E ora quell'esercito tu hai annientato, e, e Susa e Cbitana di nero dolore, nero hai, dolore velato. hai velato. Molte donne con tenere mani si stracciano i veli, una pioggia di lacrime inonda i seni. Così fanno parte del loro dolore. Prima le spose persiane con dolci lamenti si struggevano per la nostalgia di vedere il compagno al quale s'erano appena accoppiate. Oh, quelle dolci coltri del letto di spose, quel giovane delicato piacere. A tutto, addio. Piangono ora di un pianto straziato. E anch'io, sulla sorte di chi se n'è andato, levo il canto del lutto che qui si conviene. Tutta, tutta ora piange la terra d'Asia svuotata. Cerse era guida, Cerse fu la rovina, Cerse sventatamente tutto condusse in quelle navi di morte sul mare. Ma perché invece Dario, prima, era indenne alla testa dei suoi arcieri tutti persiani, lui, l'amato condottiero di Susa? Guerrieri di terra e insieme, guerrieri di mare, ali di lino, occhi scuri sul mare, le navi li condussero in guerra, le navi li condussero alla morte, navi che assaltano e annientano. A malapena lo stesso si è salvato. Così, ci hanno detto, attraverso le pianure di Tracia, attraverso gli orrori per via. E quelli che per primi trovarono la morte, prede del destino, attorno alle spiagge cicree, sono straziati. Piangi, dilaniati, profondo sia l'urlo. Fino al cielo salga il dolore. Leva un lungo lulato, alta la pena di questo dolore putridi di crudo salso, straziati dai muti figli del mare incorrotto. È lutto in ogni casa, privata del suo Signore. E i genitori, senza più figli dispersi per disgrazia divina, per la pena invecchiano a sentire tutto questo dolore. E i sudditi d'Asia già non obbediscono più alla legge persiana. Si sottraggono ora al tributo imposto dai loro sovrani, già a terra più non si prostrano. È distrutta tutta la potenza regale. La lingua degli uomini non ha più freni. Il popolo sciolto ora parla, liberamente. Il giogo del nostro potere è sciolto. Intresa di sangue. È la terra di Aiace. Onde la battono là intorno sull'isola. La Persia tutta è sepolta. Miei fedeli, chi ha conosciuto la sventura sa che quando l'urto del male colpisce l'uomo, questi vive da allora nel timore. Quando invece, se un Dio lo favorisce, egli si illude che lo stesso Dio... Non lo abbandoni più. Per me ormai tutto si riempie di spavento. Ho negli occhi fissa l'inimicizia degli dèi e nelle orecchie grida che non cantano vittoria. Un tumulto d'angoscia invade l'anima mia. Per questo ho ripercorso il cammino da casa e porto al padre di mio figlio offerte devote che sono care ai morti il bianco latte delicato d'una pura giovenca il miele trasparente stillato dall'operaia dei fiori misti a una vena d'acqua di vergine fonte e insieme il succo limpido della rustica madre conforto dell'antica vite il frutto profumato del biondo olivo che rinverdisce le sue foglie a tutte le stagioni, e fiori intrecciati, generati da una terra generosa. A voi, miei cari, queste offerte accompagnatele col vostro canto, chiamate il divino Dario per nome, mentre io, in onore degli dei sotterranei, robe alla terra questi doni. O oh sovrana tra le donne, venerazione dei persiani, porta le tue offerte allo sposo sepolto. Noi pregheremo con gli inni rituali, i custodi degli estinti, e sottoterra odano benevoli. Noi vi preghiamo, divini abitatori degli inferi. Terra, permetta e tu, Ade sovrano dei morti, lasciate che uno spirito torni dalle vostre dimore alla luce. Se è vero che i trapassati conoscono meglio dei vivi il rimedio dei mali, noi vi preghiamo, lasciate che Dario egli solo ritorni, che possa dirci come avrà fine questo dolore. Dimmi dunque, o oh re beato simile agli dei, nella lingua che tu comprendi, io griderò parole funebre fitte di gemiti. Io griderò e griderò il mio immenso dolore. Mi senti? E tu, terra, e voi, re delle tenebre, lasciate che l'uomo divino invitto resusciti, il padre di tutti i persiani di Susa, non v'è un altro che la terra di Persia ricopra simile a lui. Caro è l'uomo, caro è il tumulo perché cara è la vita che racchiude. O oh, Ade, guida dei trapassati, riconducilo su Ade, il nostro grande re, Dario. Egli non condusse mai i suoi uomini a morire in devastanti, ciechi deliri di guerra. Divino pensiero lo chiamavano i persiani e divino pensiero egli fu. Sempre bene guidò il suo esercito. Maestà, antica maestà, vieni. Sali sull'alta cima di questo sepolcro. Vieni, benefico padre Dario, e ascolta lo strazio comune a tutta la terra. Manifestati. Re dei re, nebbia di Stige si libera nell'aria. Tutta la gioventù è distrutta. Manifestati, o oh re Dario! O oh, tu, che più di ognuno gli amici piansero in morte. Signore, signore, quale colpa condusse questo duplice flagello sui fanti e sulle navi? Navi con tre ordini di remi. Fracassate, navi, non più navi. fedeli tra i fedeli, compagni della mia giovinezza, saggi persiani. Quale sofferenza lacera la città? Piange, si batte il petto, la terra si apre. Mia moglie è qui, accanto alla tomba. Che accade? Perché ho ricevuto le offerte? Perché cantate in i funebri? Perché state in piedi presso la tomba e ad alta voce, levando gemiti che destano i morti, chiamate il mio nome? Uscire dalle tenebre è un duro cammino. Sono più abituati a rinchiudere che a liberare le anime. Gli dei che ci hanno in custodia, e tuttavia, il potere del mio rango reale ha prevalso e sono venuto. Ma tu fa presto, parla, non è molto il tempo concessomi. Qual è il male recente che i persiani lamentano? Ho il timore di guardarti nel viso, timore di aprire la bocca davanti a te. L'antica venerazione mi vince davanti a te. Dunque, poiché è troppa sofferenza ti impedisce la parola, parla tu. Tu che fosti legittima compagna del mio letto, tu, nobile sangue, cessa il pianto e i gemiti e di chiaramente subire i dolori. È sorte comune ai mortali. Dolori vengono dal mare, dolori dalla terra, e più la vita si allunga nel tempo, più conosce il dolore. Tu, che superasti la fortuna di tutti i mortali per sorte felice, tu, invidiato da tutti i persiani finché vedesti la luce del sole, tu. Che avesti la vita beata d'un dio. Io ti invidio anche nella morte, perché non vedesti l'abisso del mare. Tutto il discorso, Dario, si conclude in breve. La grande ascesa dei persiani è stata stroncata. In che modo? Fu il flagello della peste? O è scoppiata una rivolta nel paese? Nell'uno nell'altro. Presso Atene, l'intero esercito è stato distrutto. E chi? Chi dei miei figli l'aveva condotto fin là? Dillo! Il violento Serse, svuotando tutte le regioni di questa terra. Me infelice, e andò per terra o per mare a questa follia, su due rotte. Due fronti avanzavano. E come potrebbe un esercito a piedi attraversare il mare? Con un ponte di barche aggiogò le due rive dello stretto. Questo fece. Riuscì a sbarrare il grande Bosforo. Lo fece. Un Dio, certo, gli fece nascere questa idea. Un Dio potente. Ahimè, che gli tolse il senno. La fine che ebbe l'impresa, lo dice. Che sorte ebbero coloro che piangete. Quando l'armata di mare fu distrutta, anche quella di terra perì. Così, completamente. Tutto un popolo fu sterminato dalle lance. Per questo tutta la città di Susa, vuota di maschi, piange. Così ogni forza, prestigio, sostegno di esercito, è perduto. Se i battriani cadde tutta la stirpe, non ci saranno più vecchi. Me infelice, anche la gioventù degli alleati ha distrutto. Fers abbandonato da tutti i seguaci. Dove? Come morì? O si è salvato? È giunto vivo dal ponte che unisce le due terre. È in questa terra. Salvo. Sei sicura? Sì. La notizia è certa. Nessuno l'ha negato. Oh, com'è rapida avvenuta la consumazione degli oracoli. Sopra mio figlio, Dio ha gettato l'effetto della profezia. Avevo sperato che gli dei attendessero un lungo tempo, ma quando un uomo affretta da sé la sua sventura, anche Dio sembra spingerlo a cadere. Così ora la sorgente del male si è rivelata e venuta alla luce contro tutti i pertiani. E mio figlio, che non sapeva di quegli oracoli, per l'impulto della sua giovinezza li ha fatti ansi tempo a sperare. Lui che sperava di serrare in catene come schiavo il flusso del sacro e l'espunto, la divina corrente del bosforo. Lui che cambiò le leggi dello stretto e con l'opera del martello, con ceppi per incatenarvi le rive, si stese sopra un sentiero per il suo lungo esercito. Lui che, essendo mortale, pensò senza saggezza di imporsi a tutti gli dèi, di mettere il gioco ad un mare. Non fu questa una malattia della mente, che alterò mio figlio. Ma chi commette un male sconta un male non minore. Non c'è più nessun argine contro il castigo. Sarà una punizione crudele. Gli scheletri dei morti mostreranno muti agli occhi degli uomini come insuperbire sia stolto per un mortale. La spiga proterva fiorisce, ma il suo frutto la spiga di pena, la messe, una messe di pianto. Ricordatevi di Atene e dell'Ellade. Nessuno più ardisca, ingannato da un presente favore, per un lido in più gettar via la propria fortuna. Dio non tollera dal suo trono i progetti troppo ambiziosi degli uomini vani. Egli è un giudice che vede nel profondo. Perciò, poiché mio figlio ha bisogno di ritrovare la saggezza, voi, con le buone parole che sanno guidare i pensieri, persuadetelo che fu ingannato da un Dio con un'ambizione temeraria e che cessi e che confessi il suo errore e tu antica dolce madre di Serse vai in casa prendi un suo abito quello che ti farà il più bello e vai incontro a tuo figlio per il dolore di tutte quelle sciagure si è stracciato le splendide vesti che sul tuo corpo pendono ora brandelli. Va, calmalo con buone parole, sii forte e dolce. Tu sola lo sai. All'inizio sopporterà di udire. Ora. Io devo andare. Le tenebre della terra mi chiamano, ma voi siate saggi, siate grati alla vita anche nel dolore ogni giorno che avrete. Questo serve e non ha altra ricchezza a chi è destinato alla morte. Oh dolore del dolore presente di quelli che incombono ancora, ho udito sui persiani. Oh, destino di dolore, non bastava il dolore della sventura, anche quest'ora. Il disonore di mio figlio che torna, ho udito, coperto il corpo di cenci. Non posso abbandonare nella disperazione, quanto odi più caro. Oh, che dolore. Che dolore ricordare la grande e buona vita illuminata dalle leggi che avevamo un tempo quando il grande re, senza macchia, senza sconfitta, Dario, simile agli dèi, regnava sul paese. Potevamo vantarci di eserciti stimati e di leggi ferme come torri. E il ritorno delle guerre ci riportava dei giovani gloriosi e allegri alle case felici e quelle case lontane dalle acque, all'interno, circondate da mura, anch'esse legate al suo scettro e quelle che guardavano altere. Le ampie rive dell'Ellesponto e il seno della Propontide e l'entrata del Ponto. E le isole, aggruppate nel mare, attorno al promontorio che forma la costa dell'Asia, come Lesbo e Samo ricoperta di ulivi, Chio, Paro, Micono, Nasso, Tino, quasi congiunta alla gemella Andro. Sulla costa, le ricche città degli Ioni popolate da uomini greci, su tutte governava il suo pensiero, cui obbediva la forza instancabile d'uomini d'armi, da alleati di tutte le razze. E ora, per divina sentenza, tutto si è capovolto. Noi siamo sconfitti. Come infelice, caduto nella morsa di un atroce destino, la crudeltà di un Dio ha percosso i persiani. Cosa mi resta? Non sono più nulla. Il nervo delle mie ginocchia si scioglie. Che cosa dirò davanti agli anziani del popolo? Oh, mi avesse ascoltato Dio, mi avesse cancellato, annullato con gli altri che partirono. Oh miseria del nobile esercito dei guerrieri, ornamento della patria! Che un Dio ha mietuto. Piange ogni terra, la gioventù che Cerse ha ucciso. Cerse ha empito l'ade di persiani. Vite, gettate nelle tenebre, che erano il fiore di questa terra. Una fitta moltitudine di uomini, che sono stati estinti. Oh miseria della nobiltà e del valore. La terra d'Asia, re, Miseramente, miseramente è stata messa in ginocchio. Questo sono io. Sì, questo. Abominazione e miseria. Io sono nato per il male della mia stirpe e della patria. È così, e compagni, al ritorno avrà il grido che accusa il male, il canto che lamenta il male, una furia di lacrime e gemiti, come stridono sesse di dolore le lamentatrici. Sì, lugubre, insaziabile di lacrime, rabbiosa sia la vostra deprecazione, perché Dio si è convertito contro di me. Sì, piangerò l'insaziabile lutto. Onorerò la tua sventura e la disfatta. Canterò la disperazione di un popolo e di una stirpe. Dove sono gli altri guerrieri? Dove sono i tuoi compagni? Morti. Li ho lasciati, rullati dalle onde là, sugli scogli di Salamina, tutti in vista della sacra odiata Atene, tutti in un'unica strage feriti a morte, palpitavano là sulla riva. È il tuo fedele. Il tuo occhio destro che a di contò le falangi persiane, al pisto lasciasti là anche lui e i figli di Seisame e di Megabate e Partos e il grande Oibare. Anche essi lasciasti? Li hai lasciati là? La privazione dei cari compagni è risuscitata con le vostre parole crudeli! Crudeli! Oh. Geme, geme oltre il male, geme dentro il mio corpo il cuore e anche d'altri Voglio chiederti, del guerresco Ancare e di Diassi e Anzane, re dei cavalieri, di Dadace, litimne e Tolmos, l'infaticabile arciere. Io sono meravigliato, meravigliato di non vederli venire dietro il baldacchino che copriva il tuo carro. Sono caduti, ho detto. I coppi dell'esercito. Caduti, sì. E non hanno più un nome. Sì. Gli dèi hanno posto distruzione. Dove tu sperasti grandezza. Chi è perspicace, chi ha vista acuta, capisce che questo è un castigo. Siamo stati puniti. È vero. E con quale sentenza e per quanto tempo siamo stati puniti? In così poco tempo? In così poco tempo? E come fu? Come fu? Come fu? Una guerra nata sotto cattivo segno per i persiani. Ma perché con un tale esercito? Miserabile. Come ho potuto perderlo? Ma qualcosa deve essersi salvato. Era la grande spedizione dei Persiani. Sì, ecco. Vedi, mi è rimasto questo straccio di veste e questo... Faretra. Questo dici? Si è salvato? Una bella faretra c'entravano molte frecce. Ben poca cosa di tante che ne avevate. Nessuno ci è venuto in aiuto. Il Popolo dei Greci allora non è così in belle. Anzi, a troppa violenza, ho visto cose che hanno capovolto le mie attese. Vuoi dire che hanno capovolto? Le tue navi. Mi sono stracciato il vestito. Maledetta sorte. Penoso. Penoso. Anche più che penoso, devi dire! Sì, due volte, tre volte penoso. Rovinato! E i nemici ne godono. Così. La nostra forza è stata spezzata. Sono nudo, senza una scorta. La punizione è venuta sul mare. Piangi. Perché non piangi la sciagura? Adesso, forza, piangi. Ahimè, penoso, penoso. Grida, grida come grido io. Cattivo sollievo dei mali. Gridare i mali. Te l'ordino! Unisci il tuo dolore al mio! Grida! Pesante anche questa sventura. Che dolore! Sopportare anche questo! Battiti, frustati, gemi! Fallo per me. Piango, ma a voce bassa. No, devi urlare, grida come grido io. Credi, sono vicino a te con il pensiero, mio re. No, devi levarli in alto i lamenti, grida. Una nera, ahimè, dolorosa piaga si è prodotta nella sua mente. No, devi colpirti il petto e gridare alto come me. Penoso, penoso. E strappati la veste, e con le unghie, penoso, penoso. E strappati i capelli, strepita, chiama l'esercito! Perduto, una follia tenace, fa molta pena. E baglia. I tuoi occhi di pianto. Io piango già. Non vedi? E che rida rida come grido io e grida anche contro di me. Va verso casa. Ahimè. 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 La città è desolata. Ahimè, è proprio così. Grida! E vai alla reggia! La terra di Persia si calca con pena. <ride> Avevano tre ordini di remi, le navi. Abbiamo perduto. Vieni, ti accompagno. Mi unisco ai tuoi lugubri pianti.